Salve ragazzi, bentornati su Kingslave Corporation e oggi continuiamo con God of War. Oggi mi sento un po' meglio, mi sento più carico, quindi dai ragazzi, su. Allora, intanto, seguitemi su Instagram, seguitemi su YouTube e seguitemi su Twitch con Kingslave Corporation. L'ultima volta ci siamo lasciati che abbiamo conosciuto la strega. Dopodiché il serpente del mondo, il serpente. E dopodiché abbiamo conosciuto anche il nano, Sindri, il fratello di Brock. Nel caso che mi stesse domandando, perché faccio le live de 40-45 minuti e non de un'ora, un'ora e mezza, 2 ore? Semplice, perché se devo ripostare la live su YouTube, mi costano tanti giga, quindi meglio che mi sbrigo a fare certe cose, però nei 50 minuti. Sono quasi guarito. Però mi sento molto meglio. Avevi davvero creato l'ascia per mia madre? Oh, la riconoscerei ovunque. È una delle migliori. È stata forgiata con le grida dei troll dei ghiacci. Una ventina, più o meno. Perché lei? Come l'avete conosciuta? Ci aveva cercato lei. Era una persona speciale che voleva proteggere la gente. Creare l'ascia era per noi l'occasione di dare potere a chi l'avrebbe usato per fare del bene. Parlava persino la nostra lingua. Diceva: Mavorin sem Gengur, Eigin vengum hans. Gengurano. Impressionante! C'è molto di lei nei tuoi occhi. Sai? Grazie, Cindy. Non mi toccare. Cosa? Non ti ho toccato. Tornerò più tardi. Mastro Atreides, come posso esserti utile? Fate attenzione a dove andate. Non è rimasto più nessuno di gentile. Sono andati via tutti. Quelli che incontrerete probabilmente cercheranno di uccidervi. Ottimo. Lo so che non sono affari miei, ma se fossi in te mi cancellerei quel simbolo dal collo. Ci è stato detto che ci avrebbe protetto. Era una bugia. Oh, lo so che è un simbolo di protezione, ma non puoi dipingere con quel pigmento senza prima mischiarlo con urina di cinghiale. E davvero questo è meglio della morte? Solo un po'. Beh, il collo è tuo. A posto. Oddio mio raga. Qualche cosa è rimasto della freddura. Qualche cosa però. Ok, proseguiamo. Atreus, seguimi. Arrivo subito. Dai, ma finire il proiettile, raga. Preso! Vado.
bravo, vero? Non male, ma neanche bene. Fate attenzione, la sto ancora sistemando. Stupida carrucola, dimmi cosa c'è che non va. Allora, mo piano piano. Allora, prova di lui mi fa danno. Ok, poi tutti i nani sono strani come Brock e Cindy. Chissà perché non vanno più da qui. In fondo sono parenti. Sono affari loro, ragazzo. Ok. Ah, vediamo quali sono i segni. Pebba. Non capisco, ci avviciniamo alla montagna. Esatto. Sono pronto!
No, 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 no. Sbagliato tasto. Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Non penso. Perché? Lei era più importante per me. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io che lei. Tu eri sempre a cazzo. Ti conviene chiudere la bocca. Occhio! Questi lupi... Salve, buonasera o buongiorno. Interessante. Schifo, raga. Ok. Oh!
testa! Questo posto. Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Indeed. Proseguiamo. Quello è fumo. Fermati, ragazzo. No, questo cos'è? Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? A salvare il mio amico, te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfai è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguite. Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse. Aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Andiamo in un altro regno. Tu vieni con noi. Solo per un po'. Solo per un po'. Allora, ci ha dato... a voglia. Useremo questo. Greida. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di queste colline. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Vero.
Prova con quella. Là, vedi. Il tempio di Tirre al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo, Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno. Mamma lo chiamava Robo e Thor tornò da Odino a Manicuoco. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto? L'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Sta esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh, si sentirà solo. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Stai guardando? Gli Ostas! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim e ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta, non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. La voglio. Quelle radici. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanir? La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. Il tempio di Tyr, eretto con l'aiuto dei giganti. Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei nove regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo, siamo attaccati. Soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre più numerosi. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti. Tranne i selvaggi, che riescono a sopravvivere in questo mondo. Gira a destra alla fine di queste scale. Ehi, un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Liosta. Funziona. Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Bene, ora rimettilo. Ora riallinea la ruota supinata. Ora spingi il ponte sul binario. Oh, tutto il ponte sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Caspita, sei proprio forte. Spingi finché il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte. Allora, i morti, sappiamo che c'è chi li chiama Helmut. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato.
Qualcuno o qualcosa ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Così è perfetto. Torna su, siamo pronti ora. Incredibile. Ti sei fatto male? No, non mi sono fatto male. Oltre queste porte. Quindi il Tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Danno l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dèi non importa di me. È questo? È così buio? Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Queste radici non sono opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Avvicinati al tavolo. Come funziona? Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce del tavolo. Metti il Bifrost là. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo. Oltre alle torri dei regni che circondano il lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i Nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo? Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Ma questa fa muovere il ponte là fuori! Sì, la ruota fa girare il ponte. E questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori. Aspetta, non c'è torre in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte.
Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Siamo pronti. Ricordatevi il Bifrost. Meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà il regno tra i regni. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di un regno? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Non funziona, siamo ancora qui. Seguitemi. Il Bifrost è buio. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. Siamo bloccati. Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. Riusciremo a stacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete la luce. Ma si vede appena. Qualcosa non va. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del tempio ad anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, 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 maledizione. Che succede? Per ripristinare la magia del Bifrost, devi entrare nella luce. Sta bene attenta, non farti prendere. Non è morta, vero? È improbabile. Andiamo. Guarda questo posto. Non toccare niente e restami vicino. Allora, prima però andando avanti vorrei potenziarmi. No. Ok. Che cos'è? No! Credo tu l'abbia ucciso. Prima porto l'ascia a livello 3. Wow, che succede? Non ci interessa, concentrati. Tornista! Ragazzo, di qua. Che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? La verità, scoprirai che spesso è causa di guerra. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra, ed è finita. I chiari hanno perso. No. La sinistra, fuoco in arrivo! Ci attaccano. Che abbiamo fatto? Ne verranno altre. Hai detto qualcosa?
No. Ah, ok. Un'altra parte di Godo. Vediamo se combacia. Almeno ci stiamo avvicinando alla luce. Aspetta, non è simile. Forza! Se lo farà, ditegli di temperare il suo acciaio perché sta rovinando la lama. Ma come fai a portare questa roba? Bene, bene, poi ricordati di respirare. Tenerla pulita è fuori discussione, immagino. Andate presto! Atreus, seguimi. Cosa hai detto? Niente. Davvero? Ok. Madre parlava di questo regno. Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. Eh? Io non ho detto niente. Strano, avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci! Tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci, arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano... malvagi.
Siamo decidi. Guarda, proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Ma non forse... ci interessano. Guarda, raga, che sta venendo il telefono. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Ok, e ci fermiamo qui. Ragazzi, grazie per avermi seguito in questa live. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch, Kingslave Corporation. E niente, forse ci vediamo oggi con un'altra live, e questa live la caricherò su YouTube. Ciao a tutti, ragazzi.